Chiara, bentornati in un nuovo video. Allora, oggi è il 15 dicembre. Sono convinta che vedrete questo video un sacco tardi perché sono indietro anche con un altro video, ma ci tenevo a farlo oggi perché domani a una certa ora ho il volo di ritorno, quindi vi volevo far vedere il mio ultimo giorno qui, come lo passerò. È mattina, presto per me perché sono le 9, perché alle 11 ho il tampone e ora farò colazione. Allora, anche se ho fatto già colazione, ho ancora fame e tra l'altro abbiamo finito il caffè a casa, quindi non avevo il caffè. Quindi andrò al magico 365 a prendere un caffè. Per chi non sapesse cos'è 365, è la miglior catena per prendere caffè e tipo paste, cioè pastarelle, a poco. Allora, ragazzuoli, ho una brutta notizia da darvi. Mi sono scordata di riprendere qualsiasi cosa mentre stavo fuori e mi sono ricordata solo ora che oggi stavo riprendendo. Forse perché sono stata troppo impegnata, cioè ho corso e oggi è caldissimo, infatti sto sudando, tipo sono ritornata a casa adesso e sono le 2. Ma cosa è successo? Sono andata a fare il test, prima cosa il tampone e rullo i tamburi, bello già tutto stropicciato. Sono negativa, quindi posso tornare in Italia. Bene, e già questa cosa è tutta sgualcita e brutta. Ottimo, non la devo perdere. Poi ho fatto tutti i regali di Natale possibili e immaginabili, quindi molto bene. Non li farò vedere, ma qui, che tra l'altro questo è un regalo di Natale, ma per mio fratello, ma tanto non guarda mai i miei video, quindi va bene così. E da questo magico posto che si chiama Ale Hop mi ha salvato la vita. Capelli, ma che cosa sto facendo? Questo magico posto con questa mucca davanti mi ha salvato la vita. È il mio nuovo negozio preferito, veramente. Cioè, se prima mi piaceva Tiger, questo è molto meglio. Quindi c'è questa e anche questa. Cioè, li ho fatti tutti lì praticamente, perché c'è di tutto, di tutto. E quindi se vuoi delle cose carine spendendo poco è il top. Niente, adesso mangio e poi si inizia a fare la valigia. Ho mangiato e ho appena fatto la valigia, che tuttora è un po' in stato di... Cioè, come vedete, non sono troppo brava a fare la valigia. Su, stai buono lì. Però perlomeno ci siamo, no? E quindi la metterò sotto al letto. Sono le 9 e sto chiudendo le valigie. C'è ancora un sacco di casino, ma stavolta un sacco di spazio, sembra piena ma è completamente vuota. Molto bene. Ciao cameretta, adesso la chiudiamo, ci rivediamo tra un po'. Ecco, la sfiga. Fantastico, è tutto automatico. Cioè, il cecchino è automatico, dove lasci le cose automatiche. E niente, sono all'aeroporto. Non c'è molta gente, anzi, per niente. Tutto chiuso, cioè ci sono solo io e altri due tipi. Il Covid. Ce ne compravo almeno due, 3 euro e un po' e 15. Ok, ora sono qui che mi sto accecando veramente. Mi pensavo che, oddio, c'è il sole, che bello, invece fa caldissimo. Infatti mi sono tolta anche il maglione e sono qui con il mio cappuccino da 3 euro e 15 centesimi, che fa pure schifo, tanto per dirla. Comunque sto così solo perché stavo bevendo il cappuccino, sempre tenendo la mascherina. Adesso vi giro che cosa guardo io invece. Eccolo qui, il cappuccino fatto d'oro e la vista sui voli, insomma. Devo aspettare il mio volo, l'imbarco alle 11.10, sono le 10.20. Allora, visto che non faccio niente, vi racconto un attimo quanto devo stare a dire. Cosa è successo? Stavo dicendo che praticamente... Ah, io
sono uscita di casa che avevo sete, un sacco sete, quindi ho fatto fammi riempire la borraccia, l'ho riempita fino all'orlo. Ovviamente non l'ho bevuta manco un sorso, anche perché sono entrata e sono andata direttamente a fare il check-in e ai controlli. Quindi però non era una bottiglietta di plastica, era la mia borraccia, quindi ovviamente non è che la butto. Quindi ho detto boh, magari la svuoto nei cestini dove c'è scritto di buttare le bottigliette. Appena tipo mi avvicino il tipo mi fa niente da fare. Quindi mi sono sentita come al bar quando la gente fa dai finiscila, finiscila, finiscila. E io tipo ero lì, dai finisco. Quindi stavo lì che mescolavo il mio mezzo litro di acqua tutto d'un sorso, l'ho finita, sono ritornata lì fiera di me con la mia borraccia vuota e sono passata. Questa era la storia, queste cose. Sì. Ora sto andando al mio volo e cosa ho appena pensato è che ho bevuto mezzo litro di acqua e non sono andata in bagno. Quindi dovrò andarci sicuro nell'aereo. Stupida. Sì!